La signora deve imparare a controllarsi e a non firmare offerte di credito una dopo l'altra. Abbiamo appurato che è una consumatrice compulsiva e quindi non merita alcuna indulgenza particolare. Tanto più che la Crefiref ha già chiuso un occhio perché lei rispettasse i suoi impegni, cosa che invece lei non ha fatto, anzi ha contratto nuovi prestiti. Presso Crefiref? È il loro mestiere prestare denaro ad adulti responsabili e la signora non è sotto tutela, che io sappia. Su questo contratto dove c'è scritto «Cedete a tutti i vostri desideri», io leggo riserva di denaro gratuita. Cos'è gratuito esattamente? Le spese di istruttoria, immagino. Non lo trovo. Me lo indica? Qui, spese di istruttoria gratuite. Ah, sì. Grazie, avvocato. E così il tasso è del 3,48% per i primi 3 mesi. E dopo? Per i mesi successivi qual è? Dov'è il tasso? E il tag? Non trovo neanche questo. Qua. Mi presta gli occhiali, per favore. Ah, sì, in effetti. 21,35%. Alla faccia del gratuito. Devo metterli anch'io. Beh, certo che è scritto proprio in piccolo, eh? Ah, un righello? 2 mm, corpo 5. Avvocato Amado, anche il legislatore doveva essere presbite. Dice che deve essere dell'8 la grandezza del carattere. Deve essere scritto a corpo 8, come minimo. Questo è 5. Ma sono tutti così questi contratti e nessuno si è mai lamentato. Questo è stato firmato 3 anni fa. Se è stato firmato 3 anni fa ed è stato rinnovato fino a oggi, avrà anche le lettere di rinnovo. No, era una carta revolving con rinnovo tacito. Tacito? Sì, è un classico, lei lo sa bene. Io leggo qui, il rinnovo del credito deve essere preceduto entro 3 mesi da una lettera che informi il prestatario. Non sono state spedite quelle lettere. E invece io qui leggo, il tasso effettivo globale deve comparire in prima pagina, perfettamente leggibile. Non è questo il caso. Per me si tratta di un contratto irregolare. E la riserva di denaro, cosiddetta gratuita, lo rende anche ingannevole. Non so dove vuole arrivare, signor giudice. No. Glielo dico io, avvocato. Di capitale la signora Hassan ha preso in prestito 21.000 euro, d'accordo? E oggi la Crefiref ne reclama altri 18.200. Ma mi corregga se sbaglio, in 3 anni lei ha rimborsato solo di interessi, more, assicurazioni, spese di istruttoria e di rinnovo 22.127 euro. È quello che succede quando non si saldano i debiti. Stimando tale contratto fantasioso e quindi senza valore, considero che il capitale è già stato rimborsato e quindi annullo il debito della signora.